Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben ritrovati con il quinto appuntamento, una nuova puntata per conoscere gli artisti di EMTV Festival, questo festival internazionale che ormai sta riscuotendo un grande successo. Benvenuta ad Agnese Mandetta, che è la mia compagna di viaggio cinematografico. Agnese, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per ospitarci nelle vostre case, buonasera. E allora, ci sono già tre autori pronti per parlare dei loro film che saranno presenti, ricordo, in concorso dal 4 al 25 di aprile sull'emittente Cilento Channel, e quindi andiamo subito a conoscere Mr. Nakul Dev, che è il regista, direttore, scrittore, insomma, produttore del documentario Before ID, produzione indiana. Good evening, Nakul Dev. Yeah, good evening all friends here. Allora, come facciamo sempre con i nostri ospiti, chiediamo subito di raccontare brevemente il loro film. Agnese, a te la parola per la traduzione. Grazie. Mr. Dev, would you like to talk about your film? Would you like to tell us something about it? Yeah, sure, I would. Basically, this is a film about environmentalist who has started his movement 13 years earlier in a hope to see better world around us, the environment better around us. Like when he started this movement, there were lot of problems in his village, that everyone who were not means people were not take initiative to make the environment clean and green. So he started this movement 13 years back with the idea that if people are not supporting that way, he has started, you know, growing flowers at the places where the mountains of garbage were there. So okay, he started with the hope that we won't throw garbage or flowers. So this idea adopted very well, and they started with 20,000 flower settings. Now after 13 years, this idea adopted by almost crores of people. Now this person, the movement started 13 years earlier has... Okay, let me translate, please. Yeah, thank you. Please. Okay. Dunque Gianni, il nostro ospite ci riferisce che appunto il suo film è un film di tipo ecologico, quindi ha cominciato un movimento ecologico lì in India che consisteva appunto nel piantare fiori dove sulle montagne del vicinato, insomma di questo villaggio dove è ambientato il film, non erano coltivate questi generi di piante, e quindi piano piano è cominciato un movimento ecologico per rendere l'aria più pulita, in quanto appunto si sa che in India molte persone, diciamo nelle zone rurali, cucinano ancora in maniera all'antica, e quindi si produce molto fumo, molto smog. E quindi questo signore, il nostro Nakul Dev, ha appunto cominciato un movimento di tipo ecologico e sta educando la popolazione indiana, grazie al suo documentario, ad avere uno stile di vita più green. Molto bene. Allora, dall'India ci spostiamo in Francia con
Brice Blanc-Loeil, spero di aver detto bene, poi l'autore magari mi riprenderà. Il direttore, lo scrittore del film, Piano Side, davvero un cortissimo, molto intelligente, molto, molto carino, simpaticissimo, questo spot, diciamo così, che ha realizzato Bryce. Prego, Agnese. Bryce, good evening. Gianni is asking you to tell us about your very short commercial, which he has found very amusing and very well done. Yeah, thank you very much. So first, I just want to say I love Roma. It's beautiful, and I love the food in Roma. So that's it. Thank you. So it's hard to speak about a funny commercial just after the ecological documentary, but well, so it was for a shop that sells pianos, and the client was asking me to make something funny and useful. So I just thought about the people on the web that try to buy things and are very disappointed. So it was the start of everything for the story, and we thought about a big scam, but it's real, but it was a little bit more. You have to see the commercial to understand. I have. It's very so funny. It's pretty much everything. Okay. Dunque, Bryce ci dice che fu contattato appunto da un cliente, che un'azienda che vende appunto pianoforti, e che gli fu chiesto di creare qualcosa di divertente, che però potesse appunto puntare ad un servizio che fosse utile ma anche performante, e quindi lui si è inventato questa situazione, diciamo, molto, molto così, molto funny, per dimostrare le capacità, insomma, che invece aveva il cliente che l'aveva contattato. Molto bene, complimenti dunque a Bryce, e ci spostiamo adesso in Italia con Gaetano Capuano, che è il regista e lo sceneggiatore del cortometraggio O Segne da Croce. Penso che l'abbia pronunciato bene, perché insomma è campano come noi, quindi suppongo questa certo. volta Agnese di aver detto bene. Che dici? Direi proprio di sì. Allora, Gaetano, raccontaci, sei giovanissimo, innanzitutto complimenti, perché hai fatto un buon lavoro, ho visto il cortometraggio, parlaci di questa bella opera. Allora, ti ringrazio per i complimenti, io ringrazio voi per l'ospitalità. E sì, O Segne la Croce, sì, si pronuncia proprio così, poi è sempre difficile un po' più scriverlo che pronunciarlo. Alberto nasce questa storia da una biografia, appunto una storia che mi hanno raccontato. E Alberto ha appunto 20 anni, un futuro difficile, con un padre e una madre, entrambi in galera per un passato difficile, per spaccio, per traffico di droga. E quindi questo ragazzo si trova a vivere con la madre e con la nonna e con il fratello più piccolino, ad affrontare la vita e delle problematiche che gli pone tutto il giorno. E vive in questo tunnel buio, troppo poco luminoso, e deve affrontare parecchi problemi. A un certo punto, quindi amici... spaccia droga, amici non troppo, diciamo, emancipati, molto con una cultura molto 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 bassa, e quindi diciamo che la sua vita sociale è molto tra lavoro, tra spaccio, tra diciamo varie cose che lo possono mettere in difficoltà. In questo tunnel, diciamo, poco luminoso, trova quella luce che è appunto Clara, questa ragazza di cui si innamora. Va subito, visto il suo, diciamo,
il suo coraggio a affrontare, vede subito questa luce, la acchiappa, ne approfitta, però poi il suo passato ritorna, perché Clara tiene all'oscuro di Clara, tiene all'oscuro a Clara tutto questo, tutta questa sua vicenda sociale poco buona, e Clara lo viene a sapere e lo rinfaccia. Alla fine di questo cortometraggio lui fa un vero e proprio monologo dove dice non è facile, ci sto provando ad uscirne ma non è facile. È un po' questa doppia strada che di questi ragazzi che soprattutto a Napoli vivono un sociale molto difficile e che provano ad uscire, alcuni lo fanno per necessità, e questo è da comprendere e da diciamo da aiutarli. Molto grazie bene mille. Agnese, vuoi tradurre per i nostri ospiti? Sì, esatto, volevo fare proprio questo. Gaetano is the author of this short film which is about a young man who is in charge of his younger brother because his parents, both of them, are in prison for, you know, having dealt with drugs and illegal affairs. And he finds himself in a very difficult situation. They both live in his grandmother's house, and he's trying so hard to do the right thing. And then he meets a young woman who is completely alien to this situation. And he has, you know, finds inspiration in this young woman and tries to do even better. So this is in the essence the film itself. Molto bene. Allora, ritorniamo di nuovo a Mr. Nakul Dev per un'altra domanda. In questo caso voglio porre l'attenzione più che altro sulla distribuzione e quindi parlare brevemente della com'è la situazione, insomma, per quanto riguarda la distribuzione di documentari. In questo caso Nakul Dev ha girato un documentario, e quindi quali le difficoltà oppure diciamo le capacità, insomma, di riuscire a farlo vedere, insomma, com'è la situazione in India, appunto, Agnese? Mr. Dev, Gianni, yeah, is asking about distribution. What's the situation there in India about distributing films and doing this kind of work? How is it going? See, I'm an established filmmaker, so I've been in this industry for last 9 years. So I have produced and directed so many projects, which you can see my profile on IB as well. But the main interest is to work on the subjects are basically related to society, or in other word you say that meaningful cinema. I work. So I am very choosy about my subjects. I see. So you can translate first. Yes, yes. Thank you. Dunque, il signor Dev ci dice che lui è un filmmaker stabilito in India, ha diretto e prodotto molti progetti importanti e adesso si può permettere il lusso di essere molto selettivo con i temi che appunto decide di affrontare quando prende in mano un progetto. What about distribution of your projects then, when they are completed? See. Yeah, we have a lot of scope here. This, we have digital release here in India. We have theater release here. There are other opportunities also. Means if your project is as that, government is also ready to cooperate with you if it is meaningful in that sense. It is if it is larger in the perspective. So we have a lot of options here. But when as long as I share my projects, I only chose subjects which are meaningful, which I can sustain for long my own individually. Yeah. Okay, perfect.
Thank you. E dunque Gianni, lui dice che in India c'è abbastanza ampiezza di distribuzione, non solo nei cinema ma anche nei piccoli teatri, quindi fin quando il progetto è significativo ci saranno comunque persone che lo vedranno e si distribuirà bene. Molto bene, grazie. Mr. Cabo, prego, please. Mr. Dev, would you like to add something? Yes, the one last thing I want to add. See, though we have a lot of scope here, because if the project is perfect, that you can get as many as options to distribute your films. But at the same time, I look forward for the people who can do justice with the subject and they are really interested in. So it's not that if we have opportunity in India that we don't spread it all around the world. This film yet has got 19 international awards at his name. 13 international films still we are in final. Good. 6 festivals we are in semi-final. So if you say that the festivals have just started, so we are getting good response from around the globe. So I don't mind to collaborate with people who understand subject worthy. Yes, this is what I want to say. Okay, thank you so much. E dunque diceva il signor Dev Gianni che anche se c'è molta distribuzione in India, questo progetto in particolare sta avendo molto successo nel mondo, in quanto sono finalisti in vari festival di cinema, sono stati selezionati in altri festival di cinema, quindi è un lavoro che sta piacendo molto al di fuori dell'India e quindi lui è molto contento e molto orgoglioso. Molto bene, e adesso vediamo invece in Francia com'è la situazione con Bryce, sempre Bryce, a livello distributivo. Bryce, what about distribution of filmmaking projects? So you want to know about... Sorry. You continue, sorry. As you wish. Do you want to say something? No, nothing. So I think in France it's like in Italia, it's things were evolving a lot before and now it's even evolving faster, which means that everything is on the web now and we just have to adapt. It's a bit sad because I prefer theaters. But now it's everything on the web, and maybe after all the crisis, people would go back. Will go back to theaters because it was a long diet for them. So you're saying that distribution-wise, things are getting easier, just because we have access to the World Wide Web, we have more opportunities to distribute films and documentaries. Yeah, it's just evolving. It's evolving. Okay. Gianni, Bryce ci dice che in effetti grazie al fatto che insomma internet è diventato così importante per tutti noi è stato facile evolvere e quindi utilizzare le piattaforme web per la distribuzione dei lavori cinematografici, quindi in Francia più o meno accade lo stesso che sta accadendo in Italia, stiamo evolvendo, ci stiamo adattando. Quando l'emergenza sarà finita molto probabilmente si ritornerà anche alla distribuzione nei cinema e nei teatri, però per il momento insomma è tutto via web. Bene, allora giro la domanda naturalmente anche a Gaetano Capuano. Suppongo tu abbia insomma già provato a distribuire il cortometraggio, Gaetano, quali difficoltà hai incontrato oppure quale facilità di distribuzione? Parlaci un po' della tua esperienza. Allora, per quanto riguarda la distribuzione, concordo con il francese perché
Oggi siamo talmente veloci anche via web che è facilissimo distribuire visto il momento, e quindi adesso ci dobbiamo adattare, e quindi abbiamo preferito, attraverso la mia associazione, perché la nostra produzione è un'associazione, e tramite web ci siamo iscritti a festival solo italiani. È stata una scelta visto la tematica, quindi abbiamo scelto solo, questa è la nostra seconda opera, parlo di nostra perché è tutto lo staff che mi segue, è la nostra seconda opera, e la distribuzione è cominciata circa un mese fa con Segno della Croce, e la vostra selezione è la seconda, siamo anche stati selezionati a Varese, e ci muoviamo così, procediamo così, quindi semplice, veloce. Viva il web! Sì. Molto bene, allora il nostro appuntamento termina qui per dare spazio alla sessione numero 6. Io ringrazio Mr. Dev Nakul, Bryce Blanloeil e Gaetano Capuano per essere stati con noi. Seguite le proiezioni su Cilento Channel e online dei loro film, poi prossimamente vi aggiorneremo anche sulla programmazione. Grazie per essere intervenuti. Prego Agnese per salutare i nostri amici. Sì. Thank you everybody for attending our Zoom session. Please follow us on our social. We will be posting and we will be publicizing your work on our channels, and we hope to see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome, 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 welcome.